Și să fii lângă mine cum era cândva. Tu să fii iar prin mulțime, așa mereu cum te-am visat. Visul nopților de iarnă, tu să fii. Tu să fii iar prin mulțime, așa mereu cum te-am visat. Visul nopților de Benvenuti, ben ritrovati, benvenute e ben ritornata soprattutto a Marina Bezerdich, in arte Marina Rosenova, bentornata dopo un periodo di convalescenza qui da noi. Ed è tornata anche per raccontarci di un nuovo libro, del suo nuovo lavoro. Grazie. Benvenuta. Possiamo partire subito indicare già il nuovo libro, il nome del nuovo libro, che è Il pensiero e l'ombra, la pronuncia in italiano perché è un libro bilingue, e invece come si dice? Il pensiero e l'ombra, gândul și umbra. Ecco, perché è un libro, così come quello precedente che era, e poi ne ritorneremo a parlare, Il mistero del dolore, è un libro bilingue. Questo è proprio per essere vicino a entrambi i popoli. Sì. Possiamo allora iniziare a presentare questo ultimo libro, un libro che raccoglie, di casa editrice Semne, raccoglie una serie di testi, di canzoni, di sonate, di elegie, e tutto questo che raccontano molti temi della vita, anzi la vita stessa. Sì, il primo libro che si intitola Il pensiero e l'ombra, in questo libro ho scritto una storia successa nella vita di una persona che lo conosco. In questo libro anche ho aggiunto tante canzoni, di là delle poesie che io ho scritto, le poesie sulla tema dell'amore, ho scritto anche canzoni che saranno inaugurate in futuro. Se apriamo questo libro, vedete che alcune poesie sono accompagnate da alcuni disegni che ha come motivo il disegno ha come motivo lo stesso tema della poesia. Certo, e sono sempre disegni e illustrazioni prodotte da lei. Sì. Perché? In questo libro i disegni, la traduzione e la grafica mi appartengono a me. Certo, perché questa è l'idea di una arte, diciamo, a tutto tondo, che passa, sì, dalla poesia alla canzone. Oltretutto la voce che abbiamo sentito in apertura di questa trasmissione era la sua, no? Quindi l'idea, sì, è di unire tutto con la musica, con le parole, con la poesia e la pittura. Sì. È una scelta quindi sicuramente molto, molto ampia. Diciamo, tante storie e dedicate a tanti momenti, come ha spiegato, c'è una parte di dolore, c'è anche una parte di gioia in qualche modo, sì, per quanto possa essere anche in parte drammatico. Sì, in questo libro ho scritto tante poesie d'amore e poi alla fine del libro c'è una poesia che si intitola una prosa, che è una prosa intitolata La dramma d'amore. Sì, ed è un dramma appunto perché si chiama Perdonami per poterti perdonare, sì, giusto? Per essere preciso. Ed è un dramma d'amore, lei dice, e perdonami se tutto si è spolverato, ma non posso anticiparvi tutto, insomma andate a leggere il libro, però, e racconta quindi di questo dramma d'amore che però potrebbe andare anche a teatro, arriverà, sì, a essere, sì, teatro, verrà trasformato in una sorta di pièce teatrale. Sì. Sì, sarà trasformata di un attore, sì, famoso romeno. Ecco, perché evidentemente è piaciuto e quindi a breve si sentirà anche sul palco, perché racconta una storia che forse può essere vicino a ciascuno di noi. Sì. Perfetto.
E questi sono alcuni dei racconti, ma dicevamo sono davvero tanti, bisogna andarli a leggere perché sono molti, oltretutto alcune sono elegie, dicevamo altre canzoni con i veri e propri ritornelli, ad esempio in alcuni si rivolge anche direttamente a Dio, no? E sì. Vedo che c'è anche qui sulla copertina, che avete già visto anche prima, l'immagine della Madonna. Sì. Sì, perché proprio attraverso questa immagine ho collegato il titolo del libro che si chiama Il pensiero e l'ombra, perché la Madonna ci pensa sempre a noi e come i motivi delle poesie sono collegati alla Madonna, allora io ci ho pensato di fare proprio la grafica con il volto della Madonnina. Certo, c'è una grande forma di una grande parte di devozione che unisce anche i due popoli. Dicevamo, in romeno e in italiano, diciamo, perché lei è nata in Moldavia ma abita in Romania. Sì. E quindi continua a passare tra Romania e Torino, no? Viene spesso a trovarsi sì, anche sì. qui in Italia. Oltretutto questo stesso libro è stato presentato a ottobre, se non sbaglio, in sì. Romania e sì. poi a dicembre a Torino. Sì, sì, proprio così. Quindi c'è un rapporto anche tra le due comunità, immagino. Oltretutto anche a Torino abbiamo una bella comunità di cittadini romeni qui presenti con noi. Sì, sì. Io cerco di mantenere questo collegamento tra Romania, tra Italia e tra Moldavia. Certo. Quindi sempre ho pensato a scrivere i libri bilingue per motivo per poter dare l'opportunità ai cittadini romeni per capire e leggere le mie poesie. Certo, ma quando compone scrive prima in italiano o prima in romeno? Scrivo prima in romeno okay. e poi faccio la traduzione in italiano. La traduzione però la fa sempre sì, lei, sì. quindi comunque una traduzione in qualche modo poetica, perché non è facile tradurre le poesie se uno ci pensa, perché c'è tutto anche un discorso dei suoni, no? Ovvio, per tradurre le poesie da romeno in italiano è una bella fatica sì. per il motivo che la poesia deve sapere a mantenere la rima, certo. La metrica e il motivo della poesia. Certo, e la dimostrazione è anche il fatto, dicevamo, che sono canzoni, alcune di queste verranno o hanno già in qualche modo una musica ad accompagnarle, no? Sì, queste poesie, alcune poesie sono già messe, su di loro sono messe canzoni di vari compositori, alcune sono sulla composizione italiana, che io collaboro con compositori italiani sì. e anche romeni. E quindi la musica sarà italiana e romena. Le canzoni, la musica che abbiamo sentito prima all'inizio era comunque sempre una sua voce, il testo era scritto da lei? Sì, il testo era scritto da me e la musica era in lingua romena. E quindi questo è un compositore moldavo che abita in Romania. Ecco, e che tipo di musica accompagna le sue canzoni? Quando parla con il musicista, che musica che... Io preferisco la musica leggera, ma alcune canzoni sono di musica leggera con tendizione lirica. E le mie poesie sono accompagnate dalla musica leggera e anche la musica leggera a tendizione lirica. Ecco, poi in base anche al contenuto. In base immagino. Anche al testo che certo, c'è. Certo, e a ciò che viene espresso. D'altra parte con Marina ci eravamo incontrati un po' di tempo fa presentando l'altro libro che è quello che abbiamo visto anche brevemente anche nella prima parte, che è Il mistero del dolore. Sì. In questo, come si dice, come si legge qua? In romeno si legge Taina Durerilor. Ecco, anche in questo italiano, caso. Italiano Il mistero del dolore. Certo, anche in questo caso la casa editrice è Semne, e in questo caso invece quali erano i temi? Anche in questo caso erano comunque poesie e canzoni e canti appunto. E grafica. E le illustrazioni che sono meravigliose. E quali erano i temi affrontati invece in questo caso? C'era un po' più di nostalgia per le persone, no? Che non ci sono più. In secondo volume, in questo libro, il tema delle poesie sono le dediche, alcune canzoni sono dedicate ai miei genitori che non ci sono più, che sono mancati, e ho anche una canzone dedicata post mortem a un famoso scrittore moldavo, Grigore Viero, e la tema delle poesie, maggior parte, sono, dalla nostalgia, della mancanza, della separazione, della gente cara che non c'è più tra di noi.
Certo, e anche in questo caso le poesie sono state scritte in entrambe le lingue, giusto? Sì. E anche in questo caso ne ho scritte prima in rumeno? Sì, il rumeno e l'italiano. Quali sono le differenze? C'è un modo, ci sono alcune parole vicine o che in qualche modo le hanno fatto riflettere su alcune parole importanti che esistono magari in tutte e due le lingue? Sì, le parole più importanti, io credo che è anche una parola molto importante per noi stessi, è la parola d'amore, che c'è nella maggior parte delle poesie, anche l'ho trovata. E poi anche c'è la parola del Dio, che io in alcune poesie ho convocato anche il Dio, a quale come, dico, ci prego di essere certo. tra di noi. Certo. In altre poesie la parola diciamo importante c'è i miei genitori. C'è proprio una canzone dedicata a loro dove io li coinvolgo in quel canzone lì, anche se i miei genitori non ci sono più. Ecco, però è sempre un modo per essere vicino a loro, anche attraverso la poesia, anche attraverso sì. il ricordo, no? Come si dice. Sì. Allora, quindi richiamiamo i nomi dei libri. L'ultimo libro era Il pensiero e l'ombra, edizioni Semne, appunto, e invece quello di prima, se ve lo siete persi, è Il mistero del dolore. Per ora grazie, quindi tornerà a trovarci, perché so che ci sono altri lavori sì. in corso d'opera, non diciamo niente per scaramanzia, ma ci sono altri lavori in corso d'opera, quindi buon lavoro, adesso in questi mesi è proprio al lavoro, no? Per concludere sì. questa parte di impegno. Grazie e ci rivedremo presto allora con i prossimi lavori. Grazie a lei. Grazie ancora a Marina Bezerdik, in arte Marina Rosenova, e grazie a voi per averci seguito, ma vi lasciamo con ancora qualche attimo di poesia. A presto.